Non si ferma l'Expo perché lo Stato è più forte dei ladri. Nel giorno in cui emergono nuovi particolari dalle indagini sulla cosiddetta cupola delle tangenti che ha portato in carcere imprenditori ed esponenti politici di ieri e di oggi, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, in visita stamane a Milano, dopo aver espresso sbigottimento e amarezza per gli arresti, conferma l'impegno del governo e delle istituzioni per il rilancio dell'Expo a meno di un anno dall'inizio di quella che il Premier ha definito una strepitosa opportunità che l'Italia deve cogliere per rimettersi in gioco. Contestato da un piccolo gruppo di aderenti a centri sociali milanesi, al termine di una riunione presieduta insieme al neo presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, e all'amministratore delegato di Expo, Giuseppe Sala, presso la sede della società, il Premier, in un incontro con gli imprenditori milanesi, ha confermato l'impegno del governo perché Expo 2015 diventi il fiore all'occhiello del Paese. Fare le riforme annunciate e semplificare l'amministrazione e la burocrazia, perché nel pieno rispetto della legalità siano osservate le scadenze previste. Il governo farà la sua parte, ha aggiunto, ma ha invitato anche il tessuto produttivo e le istituzioni milanesi a non mollare ora per vincere la sfida. Non si fermano le opere, si fermano i ladri, ha ripetuto il Premier. Dopo l'incontro è stato nominato il nuovo direttore generale di Expo, è Marco Rettighieri, che prende il posto di Angelo Paris, arrestato nei giorni scorsi. Giunto a Milano nel pomeriggio, Beppe Grillo ha invece riacceso la polemica politica, chiedendo alla magistratura di bloccare l'Expo, da lui definita un'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro pubblico. Sul fronte delle indagini, dopo le prime ammissioni di alcuni indagati, si attende l'esito dell'interrogatorio di garanzia iniziato nel pomeriggio di un altro degli arrestati, l'ex direttore generale di infrastrutture lombarde, Antonio Rognoni.